Grazie Presidente, questo subemendamento vorrebbe inserire tra le categorie che possono utilizzare il suolo pubblico anche i laboratori di artigianato alimentare che di norma non hanno la possibilità di utilizzarlo, ma non è che lo introduciamo in periodo ordinario, lo stiamo introducendo in un periodo straordinario dove queste attività non hanno il suolo pubblico e i coperti all'interno evidentemente sono ridotti come per quelle delle somministrazioni. Naturalmente coloro che non hanno coperti all'interno, i laboratori di artigianato alimentare che non hanno coperti all'interno non avranno il suolo pubblico. Ci coglie un attimino impreparato questo parere negativo degli uffici. Io ritengo che la politica debba a volte andare anche al di là di un parere che sicuramente è dettato dal quadro normativo ordinario, ma siamo in circostanze straordinarie. Quindi ecco, io chiedo all'Aula un voto favorevole per salvare anche i laboratori di artigianato alimentare. Grazie.